studente genovese, frequento la facoltà di lingue, sono qua insieme a sia i compagni di questa città che i fratelli di questa città per rivendicare insieme il diritto dei musulmani in questo caso, ma in generale il diritto di libertà religiosa e il diritto di pratica religiosa in questa nazione, così come sancito dalla stessa Costituzione italiana. È scritto sulla Costituzione! La democrazia è la difesa dei diritti di tutti. Anch'io ho paura, e la paura è un sentimento che non si può cancellare. È un'occasione forse di rinascere in questo quartiere. Nel momento in cui una persona commette un crimine, viene giudicata in base al crimine. Da cosa può essere giustificata allora questa paura? Beh, dall'uso degli stessi media e soprattutto di determinati partiti che incentrano le loro campagne politiche sull'odio verso il diverso e sull'odio verso lo straniero, in questo caso, come prima era sull'odio verso il meridionale. Distruggono il nostro paese! In questo caso, in questo momento storico, il musulmano, in generale l'immigrato, ma in particolare il musulmano, di volta in volta può essere anche il rom o qualcun altro a prendere il posto. Dei zingari! Ho distrutto due campi di nomadi e di zingari a Treviso! Non ci sono zingari! Voglio eliminare tutti i bambini dei zingari! Voglio tolleranza a doppio zero! È l'emico verso cui scagliare la popolazione invece che, diciamo, contro chi è responsabile di quella che può essere la crisi economica. Svegliatevi sulla testa, è vero che il potere è forte, ma sapete perché è forte? Perché molti di noi, tanti, sono in ginocchio per terra, sulla testa. Ma pensa ai problemi che abbiamo e pensa insieme a loro potremmo scoprire il precariato, il taglio alle scuole, e c'è il loro governo. Questi rappresentanti che guidano queste rivolte, lavoratori che vengono ingannati, e allora insieme trattiamo, dialoghiamo. Vorrei parlare con questi nostri fratelli e sorelle, questa ostilità, questa paura, e allora vediamo il progetto, parliamo con gli islamici, l'altro modo com'è? Fargli la guerra agli altri, ascoltiamoli, dialoghiamo, e purtroppo gli indifferenti crescono a dismisura. Lo diceva ancora già il cardinale Tamanzi. È mai possibile che gli esponenti politici convincono la gente? Fanno gli impresari della paura, gli impresari dell'allarmismo. Pasolini ha scritto molto bene che ad aver distrutto quella che poteva essere un certo senso l'identità italiana, in generale dell'Europa, è stato il capitalismo. Non sono certi musulmani ora o il diverso. E se non si è capaci a vivere una società multiculturale, il problema è evidentemente le proprie radici, la propria identità non è abbastanza forte. Nel 1500-600 Genova aveva 6 moschee. Ma venite anche furbi se nevi. Venite, arrivavano i velieri musulmani. Cosa dovevano fare? Cacciarli via? E no, volete la moschea? Non una, 6. Per dire il rispetto di culto. Una forma di reazione contro ciò che di volta in volta viene considerato diverso. Si uniscono elementi più diversi possibili, dalla civiltà greca, al Rinascimento, ai grattacieli, con questo nome che in realtà è cementato soltanto dall'essere uniti contro qualcosa. Tra l'altro mi ha detto il mio parroco, mentre uscivo stasera, sei una delle poche volte che sei in comunione con i nostri vescovi. Ci sono anche le gerarchie ecclesiastiche che dicono lasciate anche loro pregare. No, vanno a pregare nei deserti. Perché anche i vescovi italiani hanno detto solennemente i musulmani hanno diritto alla moschea. Da tempo gli islamici chiedono il dialogo. Assolutamente sì. No, non si vuole il dialogo. Io non voglio vedere consiglieri neri, gialli, marroni e grigi. La civiltà del deserto, la civiltà di coloro che scappano davanti ai leoni o quelli che corrono dietro alle gazzelle per mangiarle. Allora quella non è democrazia. La moschea, così come la sinagoga che è presente a Genova, così come le chiese di altre confessioni cristiane non cattoliche, per esempio protestanti. Ripeto, il problema è se nel momento in cui non si ha un'identità, non necessariamente forte, ma un riconoscersi in qualcosa, nel momento in cui non si è forti in se stessi, ci si sente in pericolo nel momento in cui si vede qualcosa di diverso da sé. Poi loro vogliono dialogare, tutti insieme potremmo sconfiggere il terrorismo, tutti insieme, però cosa vuol dire il terrorismo?
Non è terrorismo bombardare 5-6 anni l'Iraq? Non lo so, quindi io vorrei abbracciarvi proprio tutti. La moschea non è in sé, non è assolutamente nulla, è semplicemente un luogo di culto in cui persone entrano e pregano. Non costringiamo nessuno a entrare, non devono avere alcuna paura di avvicinarsi. Se qualcuno vuole entrare ad esempio proprio in una moschea o vuole parlare con un musulmano, noi siamo a disposizione a chiarire eventuali dubbi, paure, problemi. Può essere una festa per tutti, se vuole quanti siamo qui. Quanti siamo? Attento non galo, stai attento ai razzisti. Ma dove sono i razzisti? Ancora un'ora fa Castelli dice finché non ci lasciano costruire. Falso! Ma via. C'ho un'amica che è stata battezzata, cresimata, comunione alla cattedrale di Tunisi. Madre Teresa di Calcutta gli hanno fatto il funerale di Stato. Poi Gesù dice beati perseguitati, se fossimo perseguitati, quindi quale reciprocità? Non c'è nulla di cui aver paura se non ciò che controlla il potere mediatico e politico ha interesse a creare. Ci sono difficoltà, Lagaccio o Regina, insieme a tutti i cittadini e cittadine di queste parti, sono in testa con voi a chiedere che queste quartieri siano attrezzati, gli spazi sociali e gli asili per i bambini, il posto per gli anziani e il gioco da bocce. La pace è a quattro colonne. Primo, un'informazione esatta e non menzognera. Seconda colonna della pace, le cause dell'ingiustizia. Andate a vedere la situazione dell'Africa. Che cosa ha lasciato il colonialismo occidentale? Terza colonna, non chiamo manco più solidarietà. Se siamo tutti della stessa famiglia umana, l'amore! L'amore per tutti, i diritti umani, della dignità, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto alla scuola, i diritti fondamentali. Quarta colonna, questo grande grido che è quello della libertà, una libertà grande. Grazie ragazzi, rientrate in quel filone che si chiama resistenza alla barbarie, resistenza. Si parla tanto del pericolo del terrorismo, ma non si vede sotto i nostri occhi il terrorismo mediatico, il terrorismo delle parole che viene diffuso ormai da 8 anni contro i musulmani e che ha creato già degli attentati incendiari contro diversi centri di culto islamici, diverse moschee. Allora, attenti bene ai terroristi. I terroristi ora come ora in Italia sono coloro che spargono odio, terrore e paura tra la popolazione. Non voglio più vedere queste genie che girano per le strade di giorno e di notte, si mettono a mangiare e bere piena notte, fissano sui muri, che vadano a fissare nelle loro moschee se occorre, ma non nelle città italiane. Poteva venire anche il sindaco stasera, o il vescovo, perché non sono venuti? Questa sera guarda, non li vedo fino là in cima, ma guardate, è uno spettacolo, io mi auguro che i mass media diranno, siete tutti giovani, allora io sono vecchio, posso morire contento, viva la democrazia, viva la libertà, portatela avanti, non lasciate le provocazioni, abbiamo bisogno solo di dialogo, di ascolto. La valle dell'accoglienza, grazie ragazzo, grazie via Napoli, grazie via Bari e osare la speranza. Grazie.